Ferentino e Colleferro diventano i caposaldi di questo progetto? Beh, sicuramente due punti di riferimento importanti per permettere a questo progetto di andare avanti. Oggi è stata una bellissima giornata per il territorio, un risultato per il territorio, lasciatemelo dire, che parte dal basso. 74 sindaci della provincia di Frosinone, due sindaci della provincia di Roma, che chiedono il riconoscimento dell'area di crisi complessa. Il successivo passaggio in regione con l'approvazione della delibera di giunta e poi il riconoscimento da parte del MISE. Quindi una pagina importante per la nostra provincia, il modo migliore per lavorare, di condivisione con tutto il territorio, le parti sociali, le aziende, i rappresentanti datoriali, amministratori, regione, provincia, un gioco di squadra che ha permesso di raggiungere questo risultato lungimirante, ma soprattutto una ritrovata capacità di sintesi che ci ha permesso tutti insieme di alzare la voce. Bene, bene questo accordo, bene gli investimenti che ne verranno, bene l'Azio Innova che aiuterà gli imprenditori a cogliere queste risorse, una politica, un'amministrazione che è sempre più al passo con l'economia, perché secondo me di questo c'è bisogno, di una politica che parli la lingua dell'economia. E forse anche per questo che noi portiamo le start-up, portiamo i valori di impresa fin dalle scuole. Il presidente De Angelis ha annunciato Videocon torna alla produzione, è un segnale di ripresa di questo territorio. Gli industriali però lanciano un segnale: attenzione ai tempi per realizzare le cose. Sì, da una parte accogliamo con estremo favore le risorse che si stanno sbloccando per questo territorio, dall'altro sollecitiamo, come al solito ormai è il nostro mantra, cercare la semplificazione amministrativa, perché i tempi dell'industria sono tempi molto, molto stretti, dobbiamo ripensare i prodotti, ripensare un modello economico, ma farlo in tempi brevi se questo territorio vuole essere realmente attrattivo.